Intanto benvenuti e possiamo dare inizio a questa semplice manifestazione di commemorazione del 4 novembre. Sarà una commemorazione breve, quindi chiedo ai bimbi e ai ragazzi, e sicuramente sarà così, di la massima attenzione, insomma, la compostezza per quanto loro possibile per il tempo necessario. Dimostrate, insomma, che siete dei bravi cittadini, che sapete comportarvi in modo giusto nel momento giusto. A questo punto do subito la parola all'associazione La Radice e la Memoria, che insieme all'Istituto Comprensivo di Santena, rappresentata dalla dirigente, la dottoressa Giovanna Dettore, hanno preparato qualcosa per questa manifestazione. Quindi Gianni Gaude dell'associazione La Radice e la Memoria ci introdurrà la prima parte di questa manifestazione. Ogni anno il 4 novembre si celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e si ricorda la vittoria militare e l'accordo di pace che ha posto fine al primo conflitto mondiale e definito i nuovi confini degli Stati europei nel 1918. La prima guerra mondiale ebbe inizio il 3 agosto del 1914. L'Italia entrò in guerra l'anno successivo, il 20 maggio del 1915, a fianco della Francia, della Gran Bretagna e della Russia. La guerra per l'Italia durò 3 anni e mezzo. In totale furono chiamati alle armi 5.903.000 uomini, dei quali 4.200.000 operativi. I morti furono 750.000, dei quali 640.000 per causa diretta di guerra. Un disastro umanitario, civile, sociale, generazionale senza precedenti per la nostra giovane Repubblica. Il 56% dei militari italiani erano contadini e ci dà la dimensione di che cos'era allora il nostro paese. Il 40% dei militari erano analfabeti, non sapevano leggere e scrivere. Campagne e città spopolate, la guerra al fronte l'hanno fatta i soldati con le armi, chi restò a casa combatté la guerra della fame e della sofferenza. Il numero esatto dei santenesi chiamati alla prima guerra mondiale oggi non sappiamo ancora quanti sono. È in via, è in corso, il lavoro di ricerca è quasi ultimato, ma il numero esatto non lo conosciamo. La cosa certa è che sono stati centinaia, dai veterani quarantenni richiamati, nati nel 1874, avevano più di 40 anni e sono stati richiamati, fino ai ragazzi del 99, ma abbiamo scoperto dagli elenchi che almeno 20 giovani santenesi nati nel 900, avevano appena fatto 17 anni, sono stati chiamati al fronte. La cosa certa ad oggi sono i 64 morti o dispersi, i 183 cavalieri di Vittorio Veneto, i 14 decorati al valor militare, 7 insigniti di medaglia d'oro al valor militare e 168 iscritti all'albo dei reduci. Cogliere le ragioni, i sentimenti, mantenere viva la memoria, raccontarla per capire la follia della guerra, per trasmettere i valori della pace e della convivenza civile alle nuove generazioni, ai ragazzi nelle scuole, come facciamo da anni a questa parte, con risultati che speriamo buoni. Grazie alla sensibilità, l'impegno e la disponibilità del corpo docente e della direzione didattica, perché loro, i ragazzi, sono la società del futuro, sono il nostro futuro. Oggi, adesso, i ragazzi delle medie leggeranno i nomi dei giovani santenesi morti tra l'inizio della guerra e il 3 novembre del 1916, cioè i primi 20 caduti. Uno per uno leggeranno il nome dei nostri caduti. Migliore Matteo Di Francesco e Dionisio Giovanna, negozianti, nato il 19 novembre 1895 in Biatana. 128esimo Reggimento Fanteria, morto il 19 giugno 1915 a 19 anni. Chiesa Andrea, di Giovanni e di Rei Enrichetta, contadini, nato il 17 settembre 1895 a Tettigiro. 126esimo Reggimento Fanteria,
morto il 21 luglio 1915 a 19 anni. Mosso Antonio e di Antonio e Duppesso Margherita, contadini, nato 22 febbraio 1895 in Cascinale, Carolina. 128° Reggimento Fanteria, morto 22 luglio 1915 a 20 anni. Perinetto Michele di Giuseppe e di Vigna Caterina, contadini, nato 28 febbraio 1888 in Via Tettigiro 19. Terzo Reggimento Alpini, morto 30 settembre 1915 a 27 anni, sposato con Domenino Domenica il 21 febbraio 1914 con un figlio. Bosio Giuseppe, di Giuseppe e di Cavallero Margherita, contadini, nato l'8 settembre 1890 in Via Tettigiro 32. Terzo Reggimento Alpini, morto il 25 ottobre 1915 a 25 anni. Migliore Matteo, di Giuseppe e di Ronco Giovanna, contadini, nato il 22 settembre 1894 in Via Cavour 77. 52° Reggimento Fanteria, morto il 26 ottobre 1915 a 21 anni. Chiesa Giovanni Battista Giuseppe, di Antonio e di Bertero Maddalena, sarti, nato il 10 marzo 1886 in Vicolo Benne 1. 50° Reggimento Fanteria, morto il 29 ottobre 1915 a 29 anni. Perinetto Giovanni di Tommaso e di Audisio Maria, negozianti, nato il 13 settembre 1889 in Via Tettigiro. 50° Reggimento Fanteria, morto il 31 ottobre 1915 a 26 anni. Gaudio Domenico di Battista e di Pessuto Anna, contadini, nato il 3 agosto 1884 in Vicolo Mosso 3. 30° Reggimento Fanteria, caporale, morto il 19 novembre 1915, a 31 anni, sposato con Cauda Maria il 10 aprile 1912. Cavaglià Antonio Di Pietro e di Roletto Angela, contadini, nato il 16 ottobre 1888, Cascina Tetto Nuovo 6, 48° Reggimento Fanteria. Morto il 24 gennaio del 1916 a 27 anni. Sposato con Negro Maria il 5 aprile 1910 con due figli. Cavaglià Giovanni, di Battista Giovanni e di Oppesso Margherita, contadini, nato l'1 maggio 1892 in via Portino 1. Primo Reggimento Genio Militare. Morto il 13 maggio 1916 a 24 anni. Gianotti Giuseppe, di Bartolomeo Natale e di Gatti Cecilia, panettieri, nato il 20 marzo 1888, zona Favaro 1, 49° Reggimento Fanteria, morto il 12 giugno 1916 a 28 anni. Razzetti Luigi di Martino e di Appendino Domenica, contadini, nato il 21 giugno 1886 in Cascinale Cavanone, terzo Reggimento Alpini, morto il 17 giugno 1916 a 29 anni. Bosio Ludovico, di Giovanni Battista e di Cortassa Margherita, contadini, nato il 18 novembre 1891, in Via Tettigiro 55, terzo Reggimento Alpini, morto il 24 giugno 1916 a 24 anni, decorato dal valor militare. Bosco Martino, di Battista e di Torretta Francesca, contadini, nato il 10 novembre 1893, in via Badini 30, terzo Reggimento Alpini, morto il 30 luglio 1916, a 22 anni. Fiandino Michele, di Giovanni ed Elia Giuseppa, contadini, nato il 29 novembre 1886, terzo Reggimento Alpini, morto il 12 agosto 1916, a 29 anni. Negro Amedeo Pietro di Matteo e di Mosso Domenica, contadini, nato il 28 settembre 1888, in Vicolo Magenta 22, 19° Reggimento Bersaglieri, morto il 25 agosto 1916 a 28 anni.
Razzetti Domenico di Giuseppe di Chiametti Martina, contadini, nato il 5 novembre 1894 in Cascinale Trinità, terzo reggimento alpini, morto il 13 settembre 1916 a 22 anni. Cornaglia Bernardo di Antonio di Bassino Celestina, contadini, nato l'11 dicembre 1889 in via Fortino 1, terzo reggimento alpini, morto il 26 ottobre 1916 a 27 anni, sposato con Grassa Teresa il 4 febbraio 1912. Mosso Francesco di Bartolomeo ed Elisa Margherita, contadini, nato il 23 dicembre 1887 in via Pozzana 1, 43esima batteria bombardieri, sergente, morto il 3 novembre 1916 a 28 anni, sposato con Genero Lucia il 21 febbraio 1914. Soltanto ricordarli, ma cristianamente anche pregare per loro
per tutti coloro che hanno combattuto su tutti i fronti, per i giovani che sono stati mandati a morire, sognando però la libertà e la pace. Affidiamo tutti questi giovani al Signore, invocandolo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Signore, fa che le immense risorse della terra e dell'ingegno umano non siano disperse negli sprechi e nelle armi di distruzione e di morte, ma utilizzate per sollevare le moltitudini che gemono nella miseria e nella fame. Preghiamo. Tocca il cuore di pietra di coloro che in ogni parte del mondo opprimono, vendono, uccidono i propri fratelli, le vittime innocenti di tutte le stragi e di tutte le guerre, e tutti i caduti per la causa della libertà e della giustizia. Preghiamo. Fa che la pace e i giovani camminino insieme, perché il volto giovane della pace e il volto pacifico dei giovani siano garanzia di un sicuro domani per l'umanità. Preghiamo. Aiutaci a non nominare in vano il nome della pace e della libertà, per essere promotori e testimoni, con gesti concreti e coerenti nella quotidianità della vita. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per il tuo dono che germoglia in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione e di violenza, costruiscono per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme preghiamo per tutti i nostri caduti dicendo: l'eterno riposo, dona loro, Signore, e stenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Signore, benedici queste corone che i nostri bambini hanno deposto ai piedi di questo monumento a ricordo di tutti i nostri caduti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, riposo! Grazie Don Peppe, ripasso la parola a Gianni Gaude per la seconda parte, la lettura della lettera dal fronte. Abbiamo chiesto ai ragazzi delle medie di leggere 4 lettere. Ascoltiamole con attenzione perché fanno parte della corrispondenza, sono più o meno tutte uguali. Queste sono 4 lettere di 4 soldati santenesi, di 3 soldati e di una mamma, di una moglie che risponde al soldato al fronte. Ringraziamo le famiglie, in particolare la famiglia Elia che ci ha permesso di consultare l'archivio, e si parla del loro nonno. E i ragazzi adesso leggeranno le 4 lettere di corrispondenza. Ascoltiamo attentamente il contenuto perché ci dà il significato non solo del dramma del fronte o della famiglia, ma anche delle censure che c'erano per scrivere le lettere. Uno di questi ragazzi scrive, dice alla moglie: io ti scrivo un giorno sì, un giorno no. E la moglie che gli risponde: io non ricevo lettere. Pertanto sono molto profonde, non soltanto per l'atto di guerra, ma anche per il contenuto stesso delle lettere. 11 luglio 1917, zona di guerra. Lettera del soldato Matteo Tosco al caporale Tommaso Elia. Caro amico Malin, vengo a risponderti alla tua lettera che mi riferisce che ti trovi anche tu, di nuovo, in zona di guerra. Una cosa mi dispiace, che sei caporale e mi fai perdere il credito. A me, che da permanente ero soldato, ed ora sono passato un grado più indietro, quello di sottosoldato. Nel medesimo tempo ti farò sapere che io non faccio più il cuciniere, ma faccio il conducente, trasporto il materiale. Non posso lamentarmi, il tempo passa velocemente, sto bene. Sì, caro Marin, fate coraggio, tappo un imur e speruma sempre in fin.
salut dal tuo buon amico Matteo. 24 ottobre 1916, zona di guerra. Lettera del soldato Bartolomeo Rei al caporale Tommaso Elia. Caro amico Malin, oggi ho ricevuto la tua lettera e godo nel sentire della tua perfetta salute. Io mi trovo sempre nel medesimo posto e spero che duri molto tempo, perché non si sta male e siamo quasi sicuri di salvare la pelle. Guardati te, che non ti succede niente. Fatti coraggio e sta allegro. Ora non mi resta che salutarti di vivo cuore. Saluta Martin e i suoi compagni. Digna Martin, che è stata sempre in piota. Saluti a tutti, tuo amico Malin. Agosto 1916, Santena. Lettera della moglie al caporale Tommaso Elia. Carissimo marito, con piacere ho ricevuto la tua lettera e mi rallegra il fatto che tu sia in buona salute. Ringraziando il Signore, anche noi tutti siamo in buona salute. Oh mio caro marito, qui in paese siamo tutti a malincuore, ma speriamo che con il tempo e l'aiuto di Dio la guerra termini presto, perché la vita è dolorosa per tutti. Tu fatti coraggio, il tempo passa e presto tornerai a casa, e così tutte le cose andranno bene. I bambini parlano sempre del loro papà. Il piccolo Pinin comincia a parlare e non sta mai zitto. È una vera consolazione. Gli abbiamo regalato un carrettino e lui gioca tutto il giorno. Ho capito che le mie lettere ti fanno molto piacere, così tralascio ogni altra cosa per scriverti. Ora non mi resta che salutarti. Un abbraccio da tua moglie e tante carezze dai piccoli Maria e Pinin. Sta bene, addio tua moglie. Novembre 1917, zona di guerra. Lettera del caporale Tommaso Elia alla moglie. Carissima moglie, finalmente ho ricevuto tue notizie che da molto tempo desideravo di sapere e oggi ho ricevuto la tua presente lettera da me molto desiderata. Non puoi immaginare che contentezza ho provato nel sentire che siete in perfetta salute. Senti, mia cara, tu mi domandi di scrivere sovente. Io ti posso dire che scrivo un giorno sì ed uno no. Tu mi domandi della licenza. Io ti dico di non stare più ad aspettarmi perché non so quando potrò andarci. Perciò metti il cuore in pace. Io mi faccio coraggio e spero che venga la pace e così ritorno per sempre. Non posso spiegare i motivi del ritardo della posta e della sospensione della licenza. Sta allegra che io dove mi trovo sto bene e non ho bisogno di nulla. Saluti a te e alla famiglia. Infiniti baci ai bambini da papà che tanto desidera vederli. Baciali tu per me. Tuo marito. 20 giorni dopo il caporale Tommaso Elia moriva colpito da una granata mentre preparava il lancio nella sua mansione di cuciniere. Grazie ai bambini, alle insegnanti e alla direzione di Dani. Avete sentito queste parole? Sono parole che, pensate con quale gioia, con quale trepidazione queste persone aprivano le lettere che arrivavano da casa e a casa aprivano le lettere che arrivavano dal fronte. Concludiamo questa cerimonia di oggi, semplice, molto semplice come deve essere. Cari bambini e cari ragazzi, concittadini, associazioni, santenesi tutte, le autorità religiose, militari e civili che sono qui presenti. E ringrazio tutte le persone che sono qua, la direzione didattica, il dottor Nesi e tutti coloro che ci onorano ogni anno della loro presenza. Ci troviamo di nuovo, come tutti gli anni, da tanti anni, di nuovo ai piedi di questa lapide. Pensate che questa festa, questa ricorrenza del 4 novembre è stata istituita nel 1919 e da allora si è sempre ripetuta, anche nei periodi della Seconda Guerra Mondiale, anche nei periodi del fascismo, sempre. E siamo qui per ricordare e onorare i nostri caduti in guerra, per ricordare l'unità della nostra nazione, per onorare l'anniversario della vittoria
della Grande Guerra del 1918 e per festeggiare le forze armate. Il pensiero di tutti noi, prima di tutto, deve andare a quelle persone e a quelle famiglie del centro Italia che continuano a vivere il dramma di un terremoto che sembra non finire più. A Santena abbiamo già fatto qualcosa nei mesi scorsi per aiutarli, ma dobbiamo continuare a farlo e lo faremo ancora con altre iniziative su cui stiamo lavorando, in modo da poter raggiungere direttamente i bisogni di queste persone, magari prendendoci cura in modo specifico di qualche piccola comunità. Quindi vi chiedo per i prossimi tempi e per i prossimi mesi di aiutarmi a raccogliere poi delle risorse per aiutare queste persone che stanno sicuramente molto peggio di noi. Sono più di 200.000 le case inagibili, più di 22.000 scossi di terremoto. È una tragedia. Certi paesi non esistono più, anche le case più moderne fatte con i sistemi antisismici sono crollate. Cari bambini e cari ragazzi, il mio cuore, vedendovi, vi assicuro che si riempie di gioia nel vedere che ogni anno la nostra scuola accetta l'invito a farvi partecipare a questa manifestazione. Grazie per essere, per accogliere sempre questo invito, grazie. Il 4 novembre del 1918, quindi quasi 100 anni fa, 98 anni fa, pensate quanto tempo, veniva firmato l'armistizio che decretava la fine della Prima Guerra Mondiale e la vittoria dell'Italia contro le forze austro-ungariche. Una vittoria che è costata la vita a quasi un'intera generazione di giovani. Una vittoria che è costata la vita a molti ragazzi santenesi. Ragazzi di una Santena che non esiste più. Una Santena che allora aveva, pensate, poco più di 3.000 abitanti. E questa è la Santena, i numeri giusti per il nostro paese, e 3.000 abitanti, la nostra città, le nostre strade purtroppo sono state fatte a misura di quei numeri. Poi negli anni 60-70 siamo diventati 11.000, ma Santena è sempre stata tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Una Santena che a quel tempo era composta da meno di 1.000 famiglie, e i cognomi che avete sentito sono i cognomi di tutte quelle famiglie di allora. Qualcuno è scomparso, non esiste più. Famiglie che allora erano per lo più poverissime, ma che hanno offerto la vita o la salute dei propri figli. Perché la salute? Perché noi abbiamo nominato i ragazzi che sono morti, ma quanti sono tornati mutilati, senza una gamba, senza un braccio? Tantissimi. Hanno offerto la vita e la salute dei propri figli per un ideale che forse non avevano neppure così chiaro, che forse nascondeva la speranza di una vita migliore in uno Stato unito e più forte, perché allora proprio la povertà era diffusissima, più di oggi. Combattere, bambini, ragazzi e cittadini, per un'Italia unita, con maggiore speranza di lavoro, che non li obbligasse a scappare da questo, che a quel tempo era un piccolo paese, verso paesi lontani come l'Argentina o come il Brasile, dove molti santenesi erano già fuggiti molti anni prima in cerca di fortuna. Allora bambini, ragazzi, il sacrificio non voluto ma obbligato di quei giovani santenesi ha realmente posto le basi di un'Italia moderna, anche se questa nazione ha dovuto passare attraverso una seconda terribile guerra mondiale, nella quale l'Italia fu sconfitta e dalla quale faticò moltissimo a risollevarsi. Nessuno delle presenti, delle persone che ci sono qua questa mattina, ha combattuto in prima persona nella prima grande guerra mondiale, e probabilmente nessuno presente qui oggi ha combattuto neanche nella seconda guerra mondiale. Ma soprattutto, ormai, bambini, ragazzi, sono sempre di meno le persone che possono raccontare i dolori e le atrocità di quella prima grande guerra mondiale. Ecco perché, bambini e ragazzi, diventano preziosi i documenti che avete ascoltato questa mattina. Ma soprattutto diventa importantissimo che voi vi sforziate di immaginare che a ciascuno di questi nomi scritti su questa lapide
corrispondeva una persona in carne ed ossa, esattamente come siete voi, come sono i vostri genitori. Persone, quelle che sono scritte lì, che non hanno certamente scelto di morire e che avrebbero fatto sicuramente a meno di essere riportati su questa lapide. Delle persone, dei ragazzi, avete sentito, morti a 18 anni, a 19, a 20, che avrebbero voluto ritornare a casa dalle loro famiglie, dai loro amici, e non morire in una trincea fredda e umida del Carso, oppure al primo assalto alla baionetta, oppure, come abbiamo sentito dal cuciniere Elia Tommaso, mentre stava preparando il rancio, colpito da una granata. Lui stava preparando da mangiare per tutti, una granata gli esplode vicino e lo uccide. Non si è neanche reso conto probabilmente di quello che è successo. Non era questo quello che pensava quando è andato in guerra. Una guerra che, vi ho detto, è stata vinta, ma una guerra vinta o una guerra persa sono entrambe una sconfitta, sia per chi vince sia per chi perde. Una guerra è sempre e soltanto la vittoria dell'egoismo sul buon senso. La guerra va sempre evitata, anche se c'è in gioco la libertà. Oggi l'Italia, l'Europa e i paesi culturalmente più sviluppati hanno finalmente capito che le forze armate che oggi festeggiamo non servono più per attaccare, non servono più per difendere, ma servono per riportare la pace in quei paesi in cui prevale ancora l'egoismo dei pochi nei confronti dei bisogni di molti. Quindi, bambini, ragazzi e cittadini presenti, ricordando in questa giornata il sacrificio delle forze armate nelle guerre del secolo scorso, festeggiamo l'impegno di oggi delle forze armate operatori di pace nel mondo. Ma siamo anche qui per non lasciare soli questi ragazzi che oggi ancora vivono con i loro nomi scritti su questa lapide. E continueremo a farlo ancora e poi ancora negli anni a venire, per non dimenticarci mai, ricordando il loro sacrificio, di quanto sia bello essere libere, persone libere, in un paese libero. Viva la nostra bella Italia! Buon 4 novembre a tutti! Voglio solo ripetere e ribadire il grazie a tutti i miei alunni e i docenti, perché l'associazione è molto presente, per noi sono delle risorse, sono dei ricercatori della nostra storia, e i documenti hanno un valore enorme quando ricostruiamo la nostra storia. Le foto di quando eravate bambini sono la vostra storia, vero? Qui sono documenti importanti. Quindi noi oggi dobbiamo ringraziare prima l'associazione che ha lavorato con noi, ma dobbiamo ringraziare noi loro, ci hanno dato questa possibilità. Poi ringraziamo il sindaco, tutte le autorità che ci hanno invitato, e però grazie ai docenti è stato possibile tutto questo. Quindi devo ringraziare in primis i vostri insegnanti, ok? Facciamo un applauso agli insegnanti. Giovanna, scusa se mi prendo la provvista, ma non so di poter contare assolutamente sempre. Quindi adesso cominciamo a avere freddo, in modo ordinato, e bimbi, potete tornare con le vostre due scuole. Un applauso grandissimo ai bimbi delle scuole dell'infanzia, che sono stati bravissimissimissimissimissimi e hanno fatto, avete visto che belle corone che sono state deposte in base alla media. Io penso che i nostri caduti le apprezzino molto di più di quelle fatte dal fioraio, perché sono fatte col cuore dei figli delle persone che sono morte in guerra, e quindi hanno quel valore aggiunto in più. Bravi bimbi, bravi, ci rivediamo il prossimo anno, buon 4 novembre a tutti. Grazie a tutti i cittadini, grazie all'associazione e grazie alle forze armate.